Buonasera a tutti voi che siete presenti questa sera, grazie. E innanzitutto un ringraziamento lo voglio fare a chi sta lavorando da giorni dedicando tempo, sacrificio e lavoro, e quindi saluto e ringrazio chi sta lavorando dietro ai fornelli, chi sta servendo i tavoli, perché veramente la forza della Lega, come dico sempre, siete voi, è la base, sono i militanti che dedicano il loro tempo veramente per lavorare al nostro fianco e darci una mano ad organizzare gli eventi, ad organizzare i gazebo, a fare il volantinaggio. E quindi ora più che mai abbiamo bisogno di voi per trasmettere un messaggio importante, soprattutto verso quelle persone che sono indecise, qualcuno che pensa magari di non andare a votare. Il 25 settembre chi non va a votare aiuta la sinistra di Letta e di Speranza. Chi non vota la Lega, ogni voto che non va alla Lega è un voto in più per il PD, per il Partito Democratico, cioè per il partito quello che vorrebbe la patrimoniale, quello che vorrebbe lo Ius Scholae, quello che vorrebbe il DDL Zan e le droghe libere. La Lega invece è un'altra cosa, la Lega è per il lavoro, la Lega è per abbassare le tasse, quindi tutto un altro discorso. E quindi quello che vi dico è che dopo 10 anni di governi di sinistra, di pseudo-sinistra, governi tecnici, è arrivato veramente il momento di avere un governo di centrodestra forte, autorevole, e l'auspicio chiaramente che la Lega possa avere anche solo un voto in più. Perché? Perché la Lega ha dimostrato di saper amministrare bene. Abbiamo 800 sindaci e migliaia di amministratori locali in tutta Italia, governiamo le regioni, abbiamo i nostri governatori, ogni anno arrivano le graduatorie, le scalette, i nostri governatori sono sempre i primi, i migliori, e quindi la Lega veramente sa fare la differenza. Abbiamo amministrato anche, abbiamo governato un anno al paese, chiaramente col freno a mano tirato, perché eravamo con i 5 Stelle e non era facile lavorare con il partito del no, però abbiamo dimostrato di saper fare, tanto è vero che siamo passati da un 17% a un 32% un anno dopo, perché effettivamente quello che avevamo promesso abbiamo fatto, dalle parole ai fatti. Avevamo detto che avremmo lavorato per ridurre l'immigrazione clandestina, bene, siamo arrivati a quasi sbarchi zero, avevamo detto che avremmo fatto quota 100, siamo stati di parola, avevamo detto che avremmo fatto la flat tax, abbiamo iniziato a farla per le partite IVA fino a 65.000 euro di reddito al 15%, per i giovani al 5% per i primi 5 anni. Oggi 2 milioni di partite IVA beneficiano di questo regime fiscale. Oggi nel nuovo programma elettorale delle politiche 2022 abbiamo promesso poche cose, non miracoli perché la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma abbiamo promesso poche cose realizzabili, quindi anche di alzare da 65.000 euro fino a 100.000 euro per le partite IVA, per estendere poi la flat tax anche ai dipendenti e ai pensionati. Quindi insomma abbiamo veramente un bel percorso da fare, ma abbiamo bisogno di voi, per convincere gli indecisi, soprattutto chi magari è un po' scoraggiato, chi pensa di non andare a votare, chi dice che la politica non gli interessa, perché la politica è quella che decide il vostro futuro. Quindi io vi chiedo veramente di fare il passaparola con amici, conoscenti, parenti, con chiunque troviate per strada, per far capire loro quanto è importante andare a votare. Ora o mai più, 25 settembre, votiamo e facciamo votare Lega. Grazie. Ah!